tra parentesi, fighissimo il posto dove mi sono infilato, eh. Lo scalo di Porta Romana, c'era un cancello aperto, mi sono infilato dentro, ma che bello che è. Confesso che l'avevo relegata un po' fra le operazioni Bodaioli un po' sterili. Vuoi per la forma avulsa del contesto di questa torre e vuoi un po' perché tutti ne parlavano come proprio un'operazione Bodaiola. E poi perché sono convinto che per intervenire in un tessuto così complesso come quello di Milano, dove c'è tanta stratificazione storica, tanti maestri che hanno detto la loro, ci voglia una sensibilità architettonica un po' particolare, che normalmente Ranculas, che sia chiaro, io stimo tantissimo e apprezzo molto, non ha dimostrato di avere spesso nei suoi edifici, in quanto normalmente lavora con il contrasto piuttosto che con l'interpretazione della tipologia e della morfologia urbana. Poi ho deciso di approfondire e ho scoperto che la storia che sta dietro alla Fondazione Prada è essenziale per capire l'operazione di marketing che è stata fatta e quindi di conseguenza anche il senso del progetto. Sono tanti punti, ma farò una sintesi estrema. Miuccia Prada ha iniziato la sua collaborazione con OMA fin dagli anni 90, quando con notevole lungimiranza ha intuito che all'espansione internazionale dell'azienda doveva corrispondere anche un rebranding dell'immagine aziendale. E quindi si decide di affidarsi a OMA sia per la pubblicità sia per la realizzazione di alcuni negozi che Culas interpreta in modo decisamente interessante. Per capire un po' l'approccio di rottura di Culas è utile considerare l'evento che è stata fatta a Valencia per Luna Rossa, dove in pratica all'interno del mercato coperto della città è stata organizzata una festa. Ha pensato di sovrapporre all'esistente l'allestimento, quindi in pratica non ha tolto ciò che c'era, ha semplicemente sovrapposto le cose. E quindi si trova il DJ che fa musica all'interno del negozio circondato da scatolette di tonno, o le borsette super fashion di Prada disposte sul bancone del negozio insieme a quelle di dozzinali vendute nel mercato normale. Andiamo un po' a ragionare sulla fondazione vera e propria. Prada ha acquisito l'area di Largo Isarco precedentemente per metterci degli spazi aziendali. Ad un certo punto Prada cerca un luogo ideale per concentrare tutte le sue attività artistiche e l'attenzione si concentra sulla proprietà di Largo Isarco, un'area ex produttiva costituita da un complesso eterogeneo di edifici tutti molto diversi, con volumi molto diversi, che si presta perfettamente alle esigenze della fondazione. Inoltre, il contesto assolutamente neorealista, molto povero, privo di servizi, con poco traffico, era lo sfondo ideale per far risaltare la ricchezza e la luminosità, come dire, di una sfavillante fondazione. Contesto povero e fondazione molto ricca, un bel contrasto. L'ingresso è doppio, si entra da Largo Isarco e dalla torre dall'altra parte. E la struttura è completamente aperta alla città. Tutti gli spazi esterni sono liberamente fruibili dal pubblico che senza pagare può passeggiarvi o andare a Barluce. È una filosofia simile ai negozi di cui parlavo prima. Si entra camminando su cubetti di legno come se fossero di porfido e subito si ha la sensazione di passeggiare in uno spazio speciale. Le superfici terse, contrastanti, che proseguono fra orizzontale e verticale, dà proprio l'idea dello spazio metafisico, sia proprio la percezione di vivere in uno spazio metafisico. Veniamo agli edifici. Innanzitutto il Barluce, entriamo e lo troviamo subito. È evidente che è un edificio recuperato, ma è reso vivo dall'originalità dell'arredamento, le tappezzerie, il pavimento,
sono tutti elementi che vengono un po' esasperati a riproporre l'atmosfera dei bar degli anni 50. Un cenno lo meritano i bagni, anche se di bagni normalmente non si parla mai. Vi si entra da un volume in plexiglass e sono completamente rivestiti in ceramica, eliminate tutte le interruzioni di superficie, pavimento e soffitto anch'esso in ceramica, identico al pavimento, a triangoli bianchi e neri. Bagno metafisico anche lui. Il podium è concepito per rispondere alle esigenze espositive di opere prestate da altri musei, che sono vincolati a livello assicurativo da stringenti necessità prestazionali per sicurezza, illuminazione e climatizzazione. E infatti per questa finalità funziona molto meglio la galleria al primo piano, che è sostanzialmente cieca. A piano terra la facciata apribile per buona parte della sua lunghezza, 10x5 mi sembra, che permette la connessione visiva e spaziale della galleria e del cortile. Il rivestimento delle parti cieche invece è realizzato con pannelli in spugna di alluminio, prodotto dalla canadese Allusion, copertura compresa. Mi piace parecchio l'apertura a tre fornici proiettata dalla facciata su Symbiosis. I flussi, che sono il pallino di Kulas, sono proprio molto interessanti in questo edificio qua, sono studiati molto bene. Dunque la Casa d'Oro è bellissima. È evidentemente un edificio preesistente, ma trovo che il rivestimento esterno realizzato in marmorino e placcato d'oro sia veramente un'innovazione, un'intuizione fantastica. Ho scoperto che dopo numerosi tentativi lo studio ha ripiegato proprio sulla foglia d'oro vera, perché nessun tipo di vernice riusciva a riprodurre l'effetto della brillantezza dell'oro. E devo dire che, nonostante non sia un edificio molto alto, nell'intorno appena percepibile diventa l'icona della fondazione, ancora più della torre, che è veramente più alta. Anche l'edificio dove è stato fatto il cinema esisteva, però è stato demolito perché l'edificio esistente non era compatibile a livello strutturale con l'esigenza di progetto, che richiedeva un'ampia sala. È un cinema che può diventare galleria espositiva, e la galleria addirittura può espandersi come esposizione anche nel cortile interno, come abbiamo visto per il podium che ha le facciate apribili, anche esso perché ha le facciate a specchio apribili. E devo dire che quando le facciate sono chiuse, con il rivestimento a specchio che hanno, instaurano un dialogo fantastico con chi percorre il cortile e col cortile stesso, e anche con la luce che viene riflessa. Anche questo è estremamente metafisico. Quando è aperta diventa proprio uno spazio unico, alcune parti coperte, alcune parti scoperte. Le prestazioni acustiche delle facciate del cinema sono state una bella sfida, perché una volta chiuse dovevano garantire un buon isolamento. Sono state realizzate apposta da un'azienda navale di La Spezia. Un discorso a parte lo merita la torre. Dunque, è evidente che vuole essere il segno visibile della fondazione nel panorama della città. Se sali sul tetto del Duomo e guardi a sud, immediatamente riconosci Prada per sta torre squilibrata. Caldo, aspetta che mi tolgo. Bel sole sti giorni. Il programma di progetto è quello di realizzare 9 piani con 9 condizioni espositive diverse. L'interpiano infatti aumenta a mano che si sale, e cambiano anche gli affacci delle sale. Alcune sono aperte a nord, altre a est e alcune a ovest. La faccia sud è poco idoneo all'esposizione e quindi è riservata alla scala e agli spazi connettivi. Lo squilibrio volumetrico della torre, che la rende proprio caratteristica, implica una notevole complicazione strutturale, che è stata risolta con quel puntone diagonale. Ecco, la tecnica costruttiva è interessante. Il puntone lavora in sinergia con le travi parete del fronte. Entrambi gli elementi sono innervati da tiranti parabolici di post-tensione e il tutto è poggiato su fondazioni profonde da 2 a 3 metri. Noi vediamo la torre bella bianca, infatti è stata fatta con muri in CLS a vista, con calcestruzzo ottenuto impiegando gli scarti di lavorazione del marmo di Carrara. Essendo tutto muro in CLS, anche gli impianti sono tutti incassati, infatti all'interno non esiste controsoffitto. E è interessante come sono riusciti ad evitare in fase di cantiere lo sporco dei casseri, perché tutte le armature sono state inertizzate nei punti dove venivano piegati, perché potevano produrre più ruggine. Ma addirittura i casseri sono stati rivestiti all'interno con i teli normalmente utilizzati come barriera al vapore, in modo tale che non fossero perfettamente a contatto legno e cemento,
e in più sono stati aspirati prima dei getti. In alcuni punti addirittura anche il cassero è stato trattato col flatting perché non rilasciasse il giallo sul cemento. Insomma, una notevole complicazione sta torre. E però proprio la torre secondo me è l'elemento più critico dell'intervento. Il resto del complesso è concepito in continuità con il contesto, anzi lo conserva reinterpretandolo magnificamente secondo me. La torre invece se ne discosta completamente. Certo, qua la priorità era utilizzare le esposizioni, le diverse esposizioni strumentalmente, però caspita, una torre visibile proprio nel landscape di Milano, una scelta funzionale così secondo me è un po' tanto forte. Ritengo che gli stessi obiettivi si potessero raggiungere con un fabbricato meno oggetto e più architettura. Milano non è Doha o Hangzhou. La storia, la stratificazione, i maestri che l'hanno plasmata. Sarebbe stato interessante confrontarsi. Prada e Oma però sono stati grandi nell'intuire le potenzialità di un lotto che era sperduto nella città manufatturiera mezzo dismessa, e con Fondazione Prada hanno innescato un processo di trasformazione di quest'area che sta ancora agendo. Symbiosis è un pezzo di città enorme in trasformazione, ne parlerò prossimamente. E più considera che è stato appena approvato l'accordo di programma degli scali ferroviari, che prevede anche la trasformazione dello scalo di Porta Romana, che è lungo più di un chilometro e largo tipo 300 metri, subito a nord di Fondazione Prada. Se poi pensi che anche alla Bocconi, la Bocconi sta esplodendo a firma di Sana, i magazzini generali sono recentemente stati riqualificati e l'ex OM qualche anno prima ha innescato essa stessa un processo di trasformazione dell'area. Ecco, e devo dire che la trasformazione in sé è un punto interessante, perché non credo che Fondazione Prada sarà la stessa in futuro. Quando è stata concepita era una perla nel deserto. Oggi e in futuro il deserto povero e realista del suo intorno non ci sarà più. E sarà anche grazie alla stessa Fondazione Prada, che tra parentesi sta per ampliarsi nello spazio del parcheggio, sul lato opposto di Largo Isarco. Pronti a una nuova Fondazione Prada? Sono davvero felice di aver fatto questa corsa nella Fondazione Prada con te, che hai avuto la pazienza di ascoltarmi fino a qui. Non dimenticare di iscriverti. Ciao ciao!